Poteva essere una bella occasione per cominciare un cammino insieme, tenendo conto che appunto è il giorno dell'ordinazione episcopale, quindi insomma, per fare un esempio, è come se qualcuno si sposasse, ecco, quel giorno lì è particolare, no? Cioè, ha una valenza anche religiosa, se volete, di fede, per me è molto molto importante, e quindi mi scuso se non starò tantissimo con voi, però spero il tempo sufficiente per poter appunto avviare un dialogo e dirvi alcune cose. La prima è vorrei presentarvi. Qualcosa certamente saprete, alcuni sono amici, quindi ci si conosce un po'. Sono un prete della diocesi di Torino da 30 anni, nel senso che il 13 giugno del 2022 saranno 30 anni dalla mia ordinazione, ricevuta dal Cardinal Saldarini. E quindi appartengo, diciamo così, al clero torinese, e la mia vocazione è nata molto presto, nel senso che io sono entrato in seminario a 11 anni, convintamente. C'era ancora il seminario di Giaveno, per chi lo ricorda, e sono entrato lì, diciamo così, in forza di una intuizione, lo ricorderò oggi anche nel ringraziamento che farò alla fine della celebrazione eucaristica. La convinzione è questa, che se Cristo era risorto, poteva prendersi tutto. Ed è un'intuizione, ed è una, potremmo dire, una luce interiore che ha continuato a rischiararmi anche in tutti questi anni. E poi evidentemente c'è stata un po' la mediazione del mio parroco di allora, che era Don Francesco Cavallo, è un parroco semplice, buono, davvero molto, molto affettuoso. Nonostante questo, però, ecco, non è che sia stato un percorso, diciamo così, scontato, ecco. Sono entrato a 11 anni, però poi la mia vocazione è maturata nel tempo, anche con una scelta evidentemente più adulta e più consapevole. Sono diventato prete appunto 30 anni fa, ho fatto all'inizio il vice parroco a Mirafiori Nord, nella parrocchia di Gesù Redentore, e contemporaneamente ero collaboratore parrocchiale in un'altra bella parrocchia che è il Santissimo Nome di Maria. Sono stati 4 anni davvero molto belli, ricchi, un po' perché quelli dell'inizio del ministero e un po' perché davvero si sono creati molti legami, alcuni dei quali rimangono a tutt'oggi come legami di amicizia. Oggi ci saranno un po' di persone anche all'ordinazione di quelle parrocchie. E poi sono stato inviato a proseguire gli studi a Roma, nella Pontificia Università Gregoriana, dove ho conseguito la licenza in teologia e poi il dottorato in teologia, in una specializzazione particolare che è l'ecclesiologia, cioè appunto lo studio di che cosa è la Chiesa.
con una tesi di dottorato su due autori fondamentali, Gabriel Marcel, che è un filosofo, e Henri de Lubac, che è uno dei più grandi teologi del Novecento. E quello, insomma, ha dato l'avvio un po' alla mia attività accademica, che si è svolta in questi 20 anni. Ho insegnato qui nella Facoltà Teologica di Torino, anche nella sede centrale a Milano, ho tenuto qualche corso anche in altre facoltà teologiche in Italia, e ho avuto anche la grazia di poter partecipare dall'interno sin da subito all'Associazione Teologica Italiana, che raccoglie un po' tutti i teologi d'Italia, e l'onore addirittura di esserne il presidente dal 2011 al 2019, un'esperienza davvero molto ricca, che mi ha permesso di coltivare tanti legami con personalità, direi, di cultura italiana, ma anche internazionale. Ancora adesso, insomma, ero alle prese, poi non so come finirà, un progetto di studio, per esempio, con alcuni docenti delle istituti cattoliche di Parigi, proprio sull'Episcopato, spero che possa andare avanti. Questo, diciamo così, la mia presentazione. Nel frattempo ho abitato e svolto un servizio qui a San Lorenzo, nella chiesa di San Lorenzo, con gli altri amici preti, un servizio nella parrocchia di Duento, dove sono stato per 20 anni praticamente. Prima ho abitato lì 9 anni, poi ho continuato a svolgere un servizio al MEIC, che è il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, e in altre attività. Come entro in questa nuova fase della mia vita, in questo ministero episcopale? Ci entro con fiducia, direi, gratitudine, e anche, se volete, nella consapevolezza di alcune sfide che mi sembrano evidenti, ecco, a me paiono così. Alcune sfide dentro il mondo della Chiesa. Quella che mi sembra più chiara è questa: noi ci siamo strutturati nel passato per secoli nell'implicito che tutti erano già normalmente cristiani. Non è più così, però noi siamo ancora strutturati in quel modo lì. In termini di, se facessi la lezione di teologia qui, come ho fatto altre volte, direi eravamo un regime di cristianità, dove per cristianità si intende che l'appartenenza alla società civile, l'appartenenza alla Chiesa, non è più. Oggi non è più così. E però noi siamo ancora, per certi aspetti, strutturati così. Allora, mi sembra che una grande sfida che c'è davanti, non a me, perché io svolgerò un servizio, presiederò una chiesa, ma c'è una chiesa, poi ve lo dirò ancora perché ci tengo tantissimo. Siamo in tanti. Per i cristiani la chiesa è il corpo di Cristo, quindi fatto da diverse membra. Allora, la grande sfida che ci sta davanti è questa di provare a ridefinirci, rimodellarci, in modo conforme a quelli che siamo oggi. Siamo ancora tanti, però non siamo tutti. E perché? Perché mi sembra che soltanto se le nostre comunità cristiane diventeranno dei luoghi in cui si può vivere il Vangelo, vivere la fede, vivere la fraternità tra cristiani, che scorga dall'appartenere a Gesù Cristo, allora noi potremo svolgere oggi la nostra missione con tranquillità. Saremo tanti, saremo pochi, non importa. Se invece saremo soltanto vittime delle strutture, è chiaro che questo potrebbe diventare più un peso che non una risorsa. Questa mi sembra la grande sfida all'interno. All'esterno, quale sfida? Beh, è un po' collegata con quella precedente. Io ho la consapevolezza, mi sembra, almeno cerco di averla, che siamo e viviamo in una società pluralista. Pluralista sul piano religioso, evidentemente, ma anche pluralista sul piano culturale, no? E questo che cosa chiede ai cristiani e quindi alla Chiesa? Di avere un'identità, perché senza identità non si va da nessuna parte, ma un'identità, io la chiamerei così, dialogica. Cioè capace di confrontarsi con tutti. Da dove viene questo ai cristiani? Ve lo direi così:
Nella fede io credo che Gesù Cristo è il Signore di tutto. Perciò posso con tranquillità confrontarmi con tutti, non perdendo la mia identità, ma non avendo neanche la paura che il confronto con altri incida su quello che sono. Se posso permettermi una piccola citazione, tra i primi libri che ho pubblicato c'è stato Il pensiero umile e poi L'umiltà della Chiesa, dove abbozzavo questa idea che appunto la Chiesa e il cristianesimo non devono essere deboli, come certa cultura contemporanea vive o vorrebbe anche della Chiesa, ma neppure forti di una forza appunto di chi pensa di essere in sé e da sé. La categoria dell'umiltà è molto biblica e molto evangelica, pensate Gesù che ha detto io sono mite e umile di cuore, mi sembrava quella opportuna per dire la Chiesa vive in una relazione con il mondo. Il Concilio Vaticano II dice una cosa molto bella, nella Gaudium Spes, dice che la Chiesa offre al mondo, alla storia, ma riceve anche. Questa mi sembra una sfida, un modo con cui noi cristiani dovremmo collocarci in una città come quella di Torino. E collegato con questo mi sembra in una società complessa. Complessa anche a motivo dello sviluppo scientifico e soprattutto direi tecnico. E se posso dirvi, io credo che alla complessità non si può far fronte con la superficialità. Rispetto a delle sfide complesse ci va un pensiero profondo e ci va la resistenza ad ogni forma di superficialità. Per questo lo dico subito, perché è quello che penso, insomma poi ci conosceremo. Non sarò un vape, non parlerò di tutto, perché appunto le questioni sono complesse, ci ho messo anni e anni a farmi una piccola competenza in un settore, so qual è il valore di una competenza. E proprio per questo so anche però che nella Chiesa, anche qui in questi portici, no, ci sono tante persone che hanno delle competenze su settori specifici. Mi piacerebbe anche con voi, se posso permettermi così, no, che di volta in volta, a seconda dei temi che sono in gioco, intervenissero anche le persone che hanno una maggiore competenza. Oso dirlo, ma in punta di piedi, me lo permetto perché è il giorno della mia ordinazione, io credo che questo potrebbe essere un servizio anche per chi fa il vostro lavoro. Semplificare troppo, diventando semplicisti, ha il pericolo di far perdere dignità alle cose che si scrivono o si dicono alla fine. Posso chiedervi, mi piacerebbe che ci aiutassimo insieme a non essere semplicisti. A non essere semplicisti. Perché ci sono delle sfide davvero molto grandi nella cultura di oggi. E infine, guardando alla nostra città, vorrei ancora dire questo, che cosa mi sembra che è anzitutto sul tappeto dei nostri interessi, delle nostre preoccupazioni, delle nostre speranze. Certamente, lo sapete meglio di me, perché veramente lo sapete meglio di me, questa è una città che ha cambiato volto, no? Era una città industriale con la Fiat, l'indotto e via di seguito, e questi decenni hanno fatto cambiare identità per certi aspetti alla città, incidendo fortemente sul problema del lavoro e su una disuguaglianza sociale sempre più marcata. Il nostro arcivescovo, il mio predecessore tra poco, Monsignor Losiglia, ha insistito molto, mi sembra, su questa città a due velocità. Questo è vero, mi sembrerebbe di poter dire che questa questione non riguarda soltanto Torino, ma riguarda il mondo globalizzato di oggi. Cioè c'è una globalizzazione che, come dice un
un importante studioso in un testo bello, si chiama Rieger, invece che avvenire dal basso, coinvolgendo anzitutto i più poveri, avviene dall'alto, cioè privilegiando quei pochi che detengono il patrimonio, gran parte del patrimonio di tutta l'umanità. Quindi mi sembra che noi ci collochiamo dentro questa sfida anche a Torino, no? Cioè come fare in modo che la globalizzazione, che ha delle risorse molto belle, no? Anche gli strumenti tecnici che usate questa mattina sono espressione di un mondo globalizzato, no? E aiutano ad un mondo globalizzato, ma come fare in modo che questa globalizzazione non crei degli scarti sociali e non crei delle disuguaglianze che rendono alcuni sempre più poveri e altri sempre più ricchi. Però mi sembra, e su questo finisco, che ci sia un altro aspetto, almeno per quel che vedo io, ecco, da cristiano, da prete, da uomo vissuto qui in Piemonte e in Torino, che forse varrebbe la pena di prendere a cuore tutti insieme, e cioè la possibilità di dare ancora senso alla vita per i più giovani. Non ci sono soltanto delle povertà materiali, ma ci sono tantissime povertà psicologiche e spirituali. Dovessi usare uno slogan, direi così: non basta dare la vita, bisogna poi dare anche un senso alla vita che si dà. Non basta generare dei figli. E questo è un problema che io vedo serio per i più giovani, perché rispetto a generazioni diverse c'è la possibilità di affacciarsi al futuro da parte loro più con paura che con fiducia e con speranza. E questo non va bene. Su questo credo che degli adulti, cristiani, non cristiani, giornalisti, preti, vescovi, non importa, debbono sentire una grande responsabilità. Possiamo offrire ancora qualcosa perché i giovani trovino la vita bella, avvincente, animata da fiducia e da speranza? Questa mi sembra una grande domanda che dovremmo portare nel cuore. Personalmente mi piacerebbe tantissimo, perché io sono affascinato dal cristianesimo, davvero. Io non penso che esista qualcosa di più bello. Me lo lasciate dire, eh? Ma non perché diventerò vescovo, proprio perché sono cristiano. Allora, mi piacerebbe che il cristianesimo tornasse ad essere percepito dai più giovani come una risorsa spirituale. Non sempre oggi è così, purtroppo. Abbiamo delle responsabilità tutti, però io so che nel cristianesimo ci sono delle risorse spirituali grandissime. Ci sono santi, teologi, maestri che la maggioranza delle persone non conosce neppure di nome, ma sono dei tesori. Non possiamo, come chiesa e come cristiano, lo dico per me, non possiamo permettere che i giovani vengano privati di queste risorse spirituali che possono essere una fonte di speranza e di fiducia per il loro futuro. Questo è quello che mi sentivo di dirvi, così con spontaneità, con semplicità, spero in maniera comprensibile, perché non sono abituatissimo a parlare col mondo dei giornalisti, ma credo che insomma un po' ci si possa essere capiti. Grazie infinite. Se c'è qualche domanda, comunque vi chiederei di dire il nome, il cognome, la testata a cui si appartiene. Grazie. Credo che non sia necessario venire fino a qua, se non perdiamo tempo. Dal posto uno parla forte, si fa capire. Posso... Sono Maurizio Fernando della Stampa, volevo chiederle come si può concretizzare questo, appello a occuparsi dei giovani. Cosa hai intenzione di fare concretamente? Nel senso che mi sembra un punto di vista molto importante per questa città, allora capire come si può dare una teoria, anche se il primo giorno, sì, arrivare alle cose pratiche. Grazie. Non avrei una ricetta, evidentemente, ma
ma anche perché non la voglio avere. Io penso che possa essere qualche cosa su cui come chiese, come comunità cristiana, almeno dal mio punto di vista, possiamo lavorare insieme mettendo le intelligenze, le sensibilità. Una cosa mi sento di dire, che forse intanto sì, per quel che percepisco io, ecco, però si può ricominciare a vedere che i giovani non sono soltanto un problema, ma hanno delle richieste e delle attese. E poi mi sembra che a queste richieste e a queste attese si debba rispondere con degli itinerari, che non sono soltanto l'evento di un istante, c'è bisogno anche di eventi, no? di aggregazioni, ma che siano invece appunto l'aiuto a formare una coscienza, e per me la coscienza è quel luogo dell'interiorità in cui avviene il mio dialogo con Dio e anche il dialogo più profondo con le altre donne e con gli altri uomini. Buongiorno, sono Anna Maria Molino di Radio Ergentino. Lei ha 20 anni davanti, se Roma non la reclama, ha 20 anni davanti per svolgere questo programma. Chi è invece meno giovane, che si sente messo da parte con la propria esperienza nei confronti di questi giovani che vanno a confronti? Ecco, chi è meno giovane dove va? Io penso che questo potrebbe essere avvincente. Intanto non è un programma, ci tengo a dirlo, perché per come io concepisco la Chiesa, il vescovo non è la Chiesa, no? È uno che presiede la Chiesa e poi ci sono gli altri. E quindi io vi ho detto a cuore aperto le cose che mi sembra di intravedere, no? Come appartenente a questa chiesa, come cristiano. Però a me pare che, per esempio, per delle persone più avanti nell'età, sapere di poter fare spazio a delle persone più giovani, poterli fare crescere, poter offrire una sapienza di vita insieme alla vita, è un programma grandissimo. È un problema grandissimo, che in un mondo come quello di oggi potrebbe davvero dar senso anche agli adulti e agli anziani. Cioè c'è una sapienza di vita che ti posso trasmettere. C'è qualcosa che ha fatto vivere me e che potrebbe anche far vivere te. Questa è una roba grande, secondo me. Per questo che credo che ci sia una responsabilità degli adulti, eh? Cioè, io ho parlato di giovani, ma dicevo, ci interpella la nostra responsabilità, cioè, noi viviamo di qualche cosa oppure no? Perché se io non vivo di qualche cosa, non posso pensare di poterlo trasmettere a qualcuno. Ma se vivo di qualche cosa, può essere avvincente. Io ho 2 nipoti, poter dire, guarda che questo mi ha fatto vivere. Questo mi ha fatto vivere. Potrebbe far vivere te. Direi così. Sì. Alberto Chiara, famiglia cristiana. Lei inizia in un'epoca sinodale che offre un metodo e chiede delle riflessioni nel merito. Circa il metodo, come pensa il coinvolgimento nei confronti di laici, donne in genere, suore segnatamente, religiosi, insomma, a livello di metodo, che cosa in mente nel merito? Qualcosa ha già detto circa i giovani, ma per rispondere alla complessità senza superficialità, l'agenda, cioè il lavoro, carcere, 12 e 13 a Roma, la scelta era un po' le somme, e c'è chi arriva dicendo puntiamo tutto a partire da sanità per via del Covid, piuttosto che, insomma, le sue priorità in qualche modo per il sinodo definiranno anche un programma di governo. Pronto?
Ho fatto questa conferenza davvero perché è il giorno della mia ordinazione. Vi chiederei la cortesia, se posso, ecco, di non far passare in seconda battuta l'ordinazione, perché questa è una cosa importante, e anche quello che dirò lì nel ringraziamento veramente è ciò che mi sta più a cuore. Se potete raccogliere questo invito, me ne sono davvero molto molto grato. Grazie di voi. Grazie anche per il quarto d'ora in più. Sì, grazie a tutti, grazie.